Ciao a tutti, io sono Panzer. Io sono Sko. E oggi parliamo di Evolution. Abbiamo dei nuovi arrivi, marca Evolution, principalmente Carbon Tech e Full Metal. Cosa abbiamo nello specifico? Allora, sono nuovissimi ASG di nuovissima produzione by appunto Evolution. Abbiamo due modelli in Carbon Tech, il piccolino è quello con il RIS da 10 pollici, nuovi stock, comunque sono bellini, permettono di mettere batterie anche belle capienti tipo Ampec o le classiche stick nel tubo. Come Evolution ci ha sempre viziato, quindi canna di precisione, pop-up rotativo, centralina ETS3, sempre ottima, motore alte prestazioni, sgancio molla rapido, già pronto per le 11.1, praticamente non gli manca assolutamente nulla. Ottimi fucili entry level, belle esteticamente, anche il Carbon Tech è fatto molto bene, il body molto particolare. Successivamente vediamo subito serie Recon, abbiamo tacche di mira flip up, in tutte RIS in alluminio da diverse lunghezze, dagli 8 ai 4 pollici e mezzo, ai 7 pollici, ai 10 pollici, attacco cinghia posto sul calcio. Entriamo ora nel dettaglio con qualche specifica in più. ASG già dotate di centralina ATS3, programmabile totalmente da grilletto in colpo singolo, in ogni confezione, oltre al suo caricatore monofilare e al suo grip frontale tipo Tango Down, è incluso comunque il manuale di istruzioni appunto per la programmazione. Ciò vuol dire, cosa significa per chi non ne sa niente come potrei essere io, andando a premere il grilletto utilizzando le combinazioni che sono presenti appunto sul manuale, si può modificare qualcosa all'interno del fucile, ovvero come può essere ad esempio raffica da tre colpi al posto del singolo, maggior reattività, che comunque già di base è molto più reattivo rispetto a qualsiasi altra ASG con dotazione un grilletto elettronico classico, lo sgancio molla rapido, quindi è sufficiente rimuovere il calcio col relativo tubo e posso andare a cambiare la molla senza problemi. Boccole cuscinettate da 8, pistone con cremagliera in metallo, ingranaggi con delayer di serie, testa cilindro, testa pistone rinforzate in polimeri, motore ha comunque ottime prestazioni, spara a pelo joule, 0,93, 0,95 all'incirca. È davvero un'ottima base dalla quale partire per dei futuri custom, che siano DMR, che siano high speed o che siano semplicemente appena appena migliorativi. Insomma ragazzi, delle ottime SG pronte all'uso e perché no, customizziamole un attimo e hanno veramente delle ottime repliche potenti, incredibili, magiche, superlative. Ah! Si conclude qua questa recensione semplice, veloce, compatta, un'ottima recensione. Solida e compatta. Si conclude quindi così semplicemente questa veloce recensione di questi nuovi arrivi by Evolution. Evolution. E niente, mettete mi piace, cliccate sulla campanella così vi arriva le notifiche di tutti i nostri nuovi video, seguiteci su Instagram, Facebook e Telegram, abbiamo anche il gruppo Telegram se volete entrare. E niente. Qualsiasi domanda, la mail è sempre rafus@rafus.it, il numero di telefono è sempre quello che appare qua sopra perché non lo sappiamo in memoria, esatto. E invece il sito dove andare a comprare, se non siete qua di Bergamo, per comprare tutto quello che vedete ogni volta è www.rafusairsoft.com. Detto questo, possiamo salutare, baci e abbracci, baci e abbracci anche dal Chuck. Alla prossima! Ci vediamo! Ciao!